sono un palloncino. Buongiorno a tutti! Se mi vedete un po' così, io vi rimando al video precedente dove vi spiego che sono un mostro gonfia perché sono stata in ospedale, ho avuto tutta un'escalation, non sto qui a ripetere sempre le stesse cose, anche perché sono cose brutte, dobbiamo parlare di cose belle. Quindi in questo video io voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho fatto negli ultimi mesi, che non vi ho mai fatto vedere. Perché? Perché comunque le ho ordinate all'America, ci hanno messo un sacco di tempo ad arrivare, un blocco doganale, e poi 20 giorni fa ho fatto anche un piccolo acquisto di maschere e cose del genere, e volevo farvi vedere tutto in un video. Vi faccio vedere anche qualche prodotto che mi ha inviato la New Cosmetics Nabla. Allora, prima di tutto il pacco più bello che abbia mai ricevuto fino adesso è stato quello lì di Melt, che mi è arrivato questo con questa Bonazza, che è la creatrice del marchio. Ecco, adesso mi nascondo, sì. La Melt, questa azienda qui, fa tutti i prodotti solo ombretti e rossetti e sono eccezionali. Ho visto un sacco di recensioni, ovviamente io non ho avuto tempo in queste due settimane per testare nulla, e anzi il trucco occhi l'ho realizzato con questa palette che adesso vi mostro, e il rossetto è sempre Melt. Fanno tre tipi di palette, che sarebbero queste, escono qui dentro. Poi abbiamo il viola, questo verdone opaco, questo albicocca che ho messo qui che è meraviglioso, e poi questo che è il mio amore in assoluto, che è un rosso opaco, scuro, bello intenso, che anche qui l'ho applicato. Non costa poco, ma veramente è fantastica, cioè è pigmentatissima. Ho visto, diciamo, recensioni positivissime, quindi ho grandi aspettative per questa palette. Poi ho ordinato 4 rossetti. Allora, ho ordinato un altro verde, perché ultimamente sto in fissa nel fare tutorial particolari, e questo è un verde opaco, però un verde foresta meraviglioso, cioè, e avevo voglia di sbizzarrirmi, perché questi rossetti, perché questa azienda è molto famosa soprattutto per i rossetti che sono quasi tutti matte, ci sono dei colori strambi, quindi questo verde mi attraeva già da parecchio. Quest'altro invece è un bordeaux marroncino molto particolare, mentre Dark Room, che è quello che ho indosso, è questo vinaccia poco più chiaro, ed infine Shandy Lady, che è questo fucsia molto bello. Devo dire però che il pack dei rossetti mi ha un po' deluso, anche perché un rossetto, quello lì proprio in verde, è rotto il pack, però diciamo che sono un po' plastichini, non mi piace particolarmente, però sono belli. Un ordine che però mi è arrivato già un po' di tempo fa, che mi avete visto in action a Capodanno, Lime Crime è un'azienda, sempre mi pare americana, che fa le tinte labbra, ombretti, fa diverse cose, fa anche gli eyeliner e tutto. Io ho ordinato queste tinte qui, che sono una limited edition di pack, queste altre due sempre a parte, e 3 eyeliner. Di queste posso anche dirvi che mi sono trovata bene con tutto, cioè li ho provati tutti, dagli eyeliner rossetti. Sono delle tinte fantastiche perché durano tantissimo sulle labbra, hanno un odore molto piacevole e non seccano eccessivamente le labbra. Sapete che le tinte tendono a seccare le labbra, come anche i rossetti opachi, però queste tinte qui veramente sono molto molto buone. L'unica pecca è che sono piccoline, perché sono circa 2 ml e mezzo di prodotto, non ricordo bene, però comunque sono piccoline per quello che costano troppo secondo me. Poi Nabla mi ha inviato le matite correttive Magic Pencil. Che cosa sono? Sicuramente le conoscete se siete appassionate di make-up. Sono le matite burro che si mettono all'interno della rima per illuminare la congiuntiva, per ingrandire l'occhio, si possono utilizzare come contorno labbra, per definire il sopracciglio, per dare dei punti luce, diciamo sono molto molto versatili. Non avevo nemmeno quella lì, che era uscita un annetto fa forse, e l'ho utilizzata, se non sbaglio, che è proprio la light, per questo tutorial. Mi piace molto, cioè nel senso è molto bella perché
È tipo quella di MAC, la Chromaline, perché ha una consistenza che è waterproof e illumina bene l'occhio. Le tre colorazioni sono in base appunto all'incarnato, ce n'è una media, una chiara e una scura. Quindi queste sono quelle che mi hanno inviato e adesso le testiamo bene e ve ne parlerò. Parlando sempre di prodotti che mi hanno inviato, la Nail Cosmetics è uscita con dei nuovi blush, dei blush che sono in crema, tra virgolette, che sono questi, che sono, hanno un pack fantastico perché sono tipo floreali, sono delle roselline, molto molto belle. A me appena ho visto questo qui che era un rosso, che cos'è? Subito mi è venuta voglia di testarlo e non li ho testati tutti ovviamente perché non ho avuto tempo prima che mi ammalassi. In realtà hanno una consistenza molto particolare perché non sono creme, non sono polveri. Hanno un po' una formulazione simile ai nascondino, cioè i correttori sempre di Nivea, solo che sono leggermente più cremosini, quindi meno secchi e si sfumano bene. Non so se un colore è meglio di un altro o così via, però carini. Quindi li testiamo e vi faccio sapere poi. Voi sapete che, se mi seguite, sapete che io sono un amante di maschere, maschere viso, maschere purificanti, lievianti, illuminanti, tutte le maschere possibili, perché io credo molto nelle maschere. Perché? Perché se pensate, la maschera è un concentrato, quindi se la dovete tenere una decina di minuti in posa è come mettere una crema 24 ore, cioè la dovete sempre mettere, però la maschera secondo me è veramente bella in generale. Io ho provato dei campioncini, dei sample, delle maschere di Caudalie, queste qua. Mi sono trovata molto bene e ne ho acquistate le tre, quelle specifiche per il mio tipo di viso, che sono queste qui. Perché ce n'è un'altra nell'appello che è quella idratante, cioè che è antitaccheggio della... Però ho preso quella lì purificante, che è quella lì che avevo utilizzato di più, che mi è piaciuta tanto, cioè come campioncino. Quella all'acido glicolico, che levica tantissimo la pelle ed è anche schiarente. E poi la detossinante, che in realtà ho provato solo una volta, ma non mi ricordo bene com'era. Però mi ricordo che comunque era che mi piaceva. E quindi mi sono fatta questo regalo e ho preso tutte e tre le maschere. Poi sono andata da MAC, appena ho visto che erano uscite queste nuove tinte labbra, parlo sempre di rossetti, ormai è una mania di rossetti, mi sono fiondata lì ed erano quasi tutte sold out, erano finite, sono entrate nella permanente della linea, però erano quasi tutte finite e me ne sono giudicate tre, quelle lì che mi piacevano di più di quelle che erano rimaste. Si presentano come i rossetti di MAC, che sono molto carini. Questo sembra un po' Flat of Fabulous, il rossetto matte, di ultra matte di MAC. E non le ho provate, cioè ve le mostro così, le ho swatchate solo sulla mano e niente, vi farò sapere se mi sono piaciute o no. Mentre stavo sempre in ospedale mi arriva questo. Questo qui l'ho acquistato sempre da Wish, vi rimando al video Wish che vi parlo di questo sito cinese e tutto, e l'avevo ordinato al prezzo di 3 euro, cioè cos'è? Questo è l'originale Real Technique, che in realtà è usato, vedete che è un po' più ampio come spessore, ma sono identici, stessa morbidezza, veramente, cioè, sono uguali, sono dei pennelli identici, quindi vi straconsiglio questo pennello. Dulcis in fondo mi sono fatto un regalone, perché io amo tutti i profumi molto dolci, molto caldi, mi piacciono tutti esotici, insomma, tutti questi profumi qua, e stavo sbavando già da parecchio con questo. Questo è il profumo della NUX, che è sempre una casa cosmetica francese, e fa questo profumo che sa proprio di vaniglia, è buonissimo, dovete sentire l'odore. E c'era la confezione di Natale dove ti regalavano anche il bracciale e l'olietto brillantinato estivo, che anche questo è un must have di questa azienda, e l'ho acquistato perché mi piace, è bellissimo. L'ho ancora messo perché ovviamente sta male, ma appena mi rimetterò in forma mi farò una bella spruzzatina di tutto questo qui e mi truccherò come un pagliaccio perché dovrò utilizzare tutti questi prodotti qui. Ok, dopo questo momento di sclero io ho finito a farvi vedere tutti questi prodottini che ho acquistato in questi mesi e vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, scusate se sono gonfia e brutta. Ciao.